nostro tour tra le più belle piste delle Dolomiti continua. Peter Phil è pronto a introdurci un nuovo tracciato. E stavolta con Icarus siamo a Cortina. Presentiamo la pista Scoiattolo, una pista abbastanza nuova, creata nel 2019, è una pista per i ciclisti, parte piano sopra e sotto picchia bene. E a presentarla ci sarà Cristian Ghedina, un velocista come me. Eccoci qua, siamo in cima alla pista Scoiattolo. Questa qui è la 13ª pista nera inaugurata qui nel comprensorio di Cortina. La quota di partenza è 2055 metri, quindi fino a dove arrivano gli alberi, a 200, quasi 250 metri di dislivello, e è lunga circa un chilometro. Pendenza massima di un muro verso la fine è del 55%. Andiamo un po' a vederla insieme. Dai, pronti via! Abbiamo portato a casa i mondiali. Mondiali che abbiamo appena disputato, insomma, la stagione 2021. Abbiamo avuto il piacere, la fortuna, che io dico sempre è stato un treno che è passato ad alta velocità e siamo riusciti a montarci sopra, anche se è arrivato alla al quinto passaggio. È stato un signor mondiale perché è stato il primo grande evento sotto pandemia. Per noi è molto importante perché Cortina ne aveva bisogno. Cortina viveva ancora degli allori delle Olimpiadi del 56, però con questo mondiale abbiamo riguadagnato tanta credibilità. Siamo appena partiti, abbiamo già fatto il primo dosso, quindi bisogna sempre lavorare con le gambe e soprattutto i dossi. Io dico sempre rallentare, non andare perché sono ciechi. Qui siamo sul secondo dosso della pista, ce ne sono diversi di dossi e questa è proprio la bellezza di questa pista che la caratterizza, con uno degli ultimi, anzi l'ultimo dosso, dove arriviamo sul 55% di pendenza. Lì bisogna rallentare perché c'è proprio vai giù, quasi ti manca il fiato perché è quasi una caduta a vuoto. Due anni fa abbiamo vinto anche le Olimpiadi Milano-Cortina, quindi un evento ancora di portata superiore rispetto al mondiale. Noi a Cortina avremo 5 specialità, di cui le 3 del bob, slittino e skeleton. Poi avremo il curling e lo sci alpino femminile. Io posso parlare per questo perché è la mia esperienza, la pista la conosco benissimo, dove io ho vinto la mia prima gara di Coppa del Mondo, quindi correranno sull'Olimpia delle Tofane, dove hanno fatto anche tra l'altro il mondiale. Il nome della pista, questa che stiamo facendo, deriva proprio dal fatto che Cortina, il suo simbolo è lo scoiattolo rosso, quindi visto che a Cortina mancava una pista che identificasse il nostro simbolo, gli è stato dato questo nome, quindi penso che ci sta proprio a pennello. Continuiamo la nostra discesa e andiamo a vederla per arrivare poi sull'ultimo muro, che è veramente interessante. Ecco, vedete qui, è proprio quel pezzo che dicevo, dove c'è questo dente che ti scompare il terreno da sotto, e giù in fondo poi dopo c'è proprio l'arrivo, e lì bisogna sciare, rallentare prima del dosso, perché quando ci sono i dossi non si vede che cosa c'è sotto. Mi raccomando, sempre usare la testa, non volere fare i fenomeni, rallentare un attimo e poi dopo sul muro far vedere le vostre capacità, perché lì bisogna veramente sciare. Dopo quest'ultimo muretto, la pista spiana e c'è altri due curvoni dove hai preso tutta la velocità per poter sciare ancora e arrivare alla soggiovia che ti riporta a monte della pista. Quindi gran pista, veramente divertente. Allora, com'è?
Tutto a posto? Bene, grande. Oye, buongiorno Giuseppe. Buongiorno, allora, Cristian. Che prepariamo oggi di buono per Icarus? Eccoli qua, oggi abbiamo dei ravioli ripieni di formaggio, di malga, delle nostre zone, saltate con una salsa ai porcini e delle lamelle di tartufo sopra. Ok, allora ti lascio lavorare, io vado di là e aspetto il piatto, ok? Ti porto il piatto fuori. Eccoci qua, Cristian. Ecco i tuoi ravioli, buon appetito. Il nostro tour tra le più belle piste delle Dolomiti continua dalla prossima settimana.